Manson è veramente è solido, ha trovato veramente sicurezza sui suoi salti. È Sì, sugli elementi incredibile, tecnici. perché poi i component sono 34 e 22 rispetto al 38 e 35. Come abbiamo detto da sempre, nello short program 9 su 10 che paga di più è il Il senza errori, il tecnico tecnico. pulito. Andiamo a vedere Michael Bresina, questo atleta che adesso si allena con Victor Petrenko, ha mantenuto le coreografie di Pasquale Camerlengo. Lui è passato da Victor Petrenko dopo 6 anni ad Oberstdorf. Non va per niente il quadruplo salto, solo doppio. Triplo flip, triplo toe loop, questa volta va bene la combinazione. Va bene anche il triplo axel. Bresina, lascio a Franca tutti i commenti su questo atleta che tu conosci, l'hai seguito nel momento in cui si allenava con Karel Pfeiffer ad Oberstdorf, l'hai visto per tanto tempo ad Oberstdorf, Sì, poi è amico, amico fraterno, fraterno proprio compatriota, quindi fa parte della vostra famiglia. Vi certo, dispiace un noi po' che sia andato riceviamo SMS di in pensione, tutto. no? Sì, ci dispiace perché faceva parte del gruppo, del Sì. clan in qualche modo. Ricordiamo che anche voi andate ad Oberstdorf durante l'estate, Sì, noi volte, d'estate siamo molto vagabondi perché le piste italiane chiudono tutte, purtroppo per questioni di clima proprio, costerebbe certo. troppo mantenere il ghiaccio da noi e quindi facciamo un po' i nomadi in giro per il mondo. Qui mi dispiace tantissimo per questo primo quadruplo Salchow, che non vedo proprio come possa riuscire perché lì non mi sembrava di avere visto minimamente una tecnica corretta di partenza, poi non so se è semplicemente questo momento di gara o se è un problema che ha anche in allenamento. In tutto, diciamo che secondo me l'idea di Michael di andare in America, di trovare stimoli nuovi, era per trovare nuove coreografie, per migliorare su quello che erano ancora di più i components, le trottole che sono sempre state un po' il suo scoglio, la velocità di pattinata dall'inizio alla fine.
Ecco, non so se l'ha trovato, le trottole le ho viste leggermente migliorate, ma non certo le trottole di Agnew o neanche quelle di Kozuka. La coreografia, boh, io personalmente ero talmente innamorata di quel programma giapponese con i tamburi, che questo non riesce a stare al pari, secondo me. Però il punteggio non è male in fondo. 35-69, 38-14, 73-83 e quarto dovrebbe essere, se ho fatto bene i calcoli. Quinto. Quinto, giusto, perché c'è anche Gagiski con 74-07. Quindi in quinta posizione. Sì, 35-69 è sempre questo tecnico che comunque è talmente distaccato da Menschow che ha 42-51, ma attenzione, beh, perché c'è anche Bush che ha fatto veramente un fantastico tecnico, 41-24. Hanno fatto programma perfetto, pulito, perfetto tecnicamente.